fatto bene, nel senso che vedo tanta disgregazione rispetto a prima, e questo per me ha portato diversi fattori, diverse situazioni. E il ciclista prima si trovava in gruppo, in grossi gruppi, a fare anche uscite in compagnia, o affrontare delle gran fondo o esperienze tutti insieme, mentre adesso vedo che c'è stato negli ultimi anni un calo drastico del numero di iscritti a ogni evento. Anche le gran fondo più importanti comunque hanno dimezzato il numero di iscritti. Il numero di tesserati a livello nazionale, le varie enti come federazioni come ACSI, WISP, FC, sono calati da tantissimo, anche del 30% il numero di iscritti. Questo vuol dire che la gente non ha più quel senso appartenenza ai team, e sicuramente vedo che c'è anche meno passione di ciclismo. La vera passione del ciclismo è calata, ma funziona molto di più quello che possono essere, diciamo, dei social network come Strava, Swift, che catturano l'attenzione e l'interesse del ciclista ad oggi. Personalmente lo preferivo prima, preferivo un ciclismo di qualche anno fa. Allora, il nuovo cliente degli ultimi anni è cambiato drasticamente da quello che era il cliente del precedente di alcuni anni fa, ma penso che sia dovuto anche alle nuove categorie, diciamo, di prodotto che vengono offerte. Tipo c'è un interesse molto maggiore per l'endurance o per il gravel come per il mountain bike, quindi la categoria, anche proprio le caratteristiche del cliente sono cambiate drasticamente da quello che era il ciclista o il biker più esigente di alcuni anni fa, che sicuramente sono rimasti, ma sono una minoranza rispetto a quello che ad oggi è il grosso dei clienti, che è quello che cerca un ciclismo un po' più meno estremo, più solitario. Quindi il gravel bikepacking e sicuramente il mondo delle bike, che permette a tutti di stare in bici, di fare lunghi allenamenti, lunghe uscite, divertendosi senza ammazzarsi di fatica. Sicuramente il freno a disco e perno passante per quello che riguarda il mondo della bici stradale e della gravel, perché comunque rendono le biciclette più affidabili, più sicure, più performanti. E poi sì, un'evoluzione incredibile del mondo delle bike, perché comunque le autonomie delle batterie sono più che raddoppiate, e anche l'assistenza a livello di motore veramente hanno fatto passi da giganti. Queste penso che siano proprio le caratteristiche, cioè, diciamo, le innovazioni che hanno fatto la differenza negli ultimi anni. Quello che dico da una vita, continuo a ripetere, che non è importante spendere 1000 o 10.000 euro, ma sicuramente prendere un prodotto per iniziare, non dico proprio entry level, ma un prodotto che ti può permettere di conoscere e affacciarti sul mondo del ciclismo e iniziare a fare le prime pedalate e avere le prime esperienze. E poi man mano che uno si appassiona o prende un po' di confidenza, poi dopo farà degli step migliorativi nel mezzo meccanico. La cosa importante quando inizio è non sbagliare la taglia, quindi comprare sicuramente il mezzo, che sia una mountain bike, una gravel, un e-bike, una bici da corsa, della taglia corretta. Vi saluto, spero di esservi stato d'aiuto e buon weekend, buona settimana e buona pedalata.